Grazie a te, grazie a tutti i benvenuti e soprattutto ringrazio per l'attenzione che si comincia a dare oggi in Italia alla questione ucraina. Paolo, scusami, tu provi a guardare se hai acceso la tua di videocamera, nel senso che noi adesso tu puoi vedere noi e noi dovremmo poter vedere te. Ma io non so come fare. Se abbassi il cursore, se porti il mouse verso il basso, si dovrebbe rendere visibile la barra degli strumenti con una telecamerina sulla quale cliccare. E adesso Roberta ti fa vedere se ci riesce. No, non funziona, non importa, ti immaginiamo in tutto il tuo splendore. Aspetta un attimo, si vede qualcosa? No, dovresti proprio cliccare sulla telecamera, ma... Ma io sto cercando di farlo, ma non riesco a... Se abbassi il mouse verso la parte inferiore dello schermo, dovrebbero comparirti 4-5 opzioni diverse. E io ho visto, provato, ma... Niente, non importa. Voi al Parlamento siete abituati a mezzi più potenti, come le teleconferenze, quindi... Scusatemi, io vivo di fronte ad un computer 12 ore al giorno, quando posso lo spengo e non ne voglio più sapere, per cui non ho Facebook, non ho Google, tutti i gruppi di amicizia, eccetera, eccetera, per me sono cose che non esistono, perché davvero ne ho più scatto di computer appena posso me ne aiutare. Va bene, ci limitiamo ad ascoltarvi. Scusate un attimo, cerco, se attendete 2 secondi, cerco di recuperare il tecnico che vi fa avere un'immagine, insomma. Ma no, non importa Paolo, vai con il tuo intervento, che la cosa fondamentale è quello che hai da dire. No, io ho vissuto l'esperienza del Maidan, come probabilmente qualcuno di voi sa, in prima persona, e ho anche scritto parecchio di questa esperienza. Peraltro un po' delle questioni che toccano l'Ucraina le ho già descritto abbondantemente nei miei 2 libri precedenti, Passaporto di servizio all'Europa, oltre a Roma. Io sono, in questi ultimi mesi sono stato per la prima volta a Kiev, chiamato dalla prima dimostrazione che si era verificata all'indomani della decisione del presidente di allora, Yanukovych, di annunciare ufficialmente che l'Ucraina non avrebbe sottoscritto a Vilnius l'accordo di associazione. Immediatamente nel corso della protesta, in quel momento era la protesta di tanti studenti, come buona parte dei convenuti di oggi che vedo nella sala, si erano dati appuntamento in modo del tutto spontaneo, gioioso, nella piazza principale di Kiev, senza peraltro intralciare il traffico del corso principale, che taglia appunto piazza Maidan, proprio con una reazione spontanea a questa decisione, che era una decisione inconsulta, non prevista, per certi versi inaspettate. C'è stata questa rivolta degli universitari, degli studenti, del mondo dell'intelligenza di Kiev, di una parte della provincia ucraina, che ha dato in mano la rivolta che poi ho scucciato con la fuga di Yanukovych, fuga un po' venturosa di Yanukovych, che ha lasciato poi questo vuoto istituzionale che è stato colmato nel modo in cui è stato spiegato dai relatori che mi hanno preceduto prima. Io sono tornato qui a Kiev ancora in dicembre, sono tornato in gennaio, in febbraio, a marzo, ho visto la Kiev imbiancata dalla neve, il gelo del ghiaccio, sotto la pioggia, ho imparato a conoscere ogni centimetro quadrato di piazza Maidan, a vedere l'accampamento iniziale, che poi si è trasformato in vera e propria tendopoli, il villaggio delle ONG, le milizie di autodifesa, eccetera, eccetera, proprio gonfiare il fenomeno, fino alle notizie che mi arrivano oggi della smobilitazione quasi totale di piazza Maidan e della rimozione di buona parte delle tende. Per me la rivoluzione di piazza Maidan vorrei riassumerla in 4 fasi distinte. La prima fase, fine novembre, era una protesta spontanea. I ragazzi giovani che guardano dall'Occidente, che ritenevano la decisione del governo completamente inaccettabile e anche un carica. Poi, come sapete, il 30 novembre c'è stata la prima eruzione delle forze dell'ordine in piazza, che ha passato tanto da parte di video che trovo su YouTube oggi, che ha picchiato sangue a studenti, che ha provocato una sollevazione, una mobilitazione. Scusatemi se siete, perché io mi sento molto male, ho un eco molto, molto cattivo. Prova, adesso abbiamo spinto la nostra telecamera, forse migliora l'audio. Prova Paolo di nuovo.
Sì. Ok. Sì. Bene, come dicevo, si comporta molto male, molto male. Io ho dei rimpolli che mi impediscono di proseguire correttamente, cercherò di fare del mio meglio. Comunque, sono tornato appunto. Pronto? Ci siete? Ci siamo. Paolo, ci siamo, però tolgo il microfono per fare in modo che tu non abbia l'eco. Sì, perfetto. Adesso ti sento meglio, sì. Allora, come dicevo, poi sono tornato in dicembre, quando era in corso la mobilitazione generale di tutte le fasce sociali e dei principali partiti di opposizione che si sono sovrapposte alla rivolta studentesca, ed era diventata una mobilitazione per la difesa della democrazia e delle libertà civili contro l'intervento delle forze speciali, sostanzialmente contro la repressione in corso. Bene, da quella grande mobilitazione che ha portato in piazza, vorrei ricordare, più di 1 milione di persone a Kiev, una mobilitazione che non si era mai vista prima in Ucraina, nemmeno nei giorni del 2004 durante la rivoluzione arancione, ebbene quella protesta poi si è trasformata in presidio permanente nel Maidan, nelle prime tende, che pian piano poi sono trasformate in un vero e proprio villaggio, una vera tendopoli, a tal punto che in gennaio, di fronte ai nuovi scontri, ai nuovi interventi delle forze dell'ordine, ha portato alla formazione, alla sovrapposizione in piazza Maidan delle forze di autodifesa che hanno costituito questo movimento di resistenza fino poi ad arrivare ai giorni del 19-20 febbraio, quando si è verificato il massacro di piazza Maidan con i cittadini che hanno sparato sui dimostranti, che hanno portato poi all'accordo del 21 febbraio fra i rappresentanti di piazza Maidan dell'opposizione e Yanukovych, accordo che era stato sottoscritto da tutte le parti e che però ha visto nel giro di 48 ore la fuga di Yanukovych, appunto la creazione di questo vuoto politico che alcuni considerano illegittimamente occupato dalle attuali autorità di Kiev. Ecco, questo è il breve riassunto di come si è sviluppata, almeno come l'ho vissuta io, la crisi in Ucraina. Però sarebbe opportuno risalire un po' più all'inizio di come la crisi è degenerata e qual è stata la scintilla. Allora vorrei ricordare che, per fare una breve storia, tra l'altro da come sono stato presentato vorrei dire che il mio intervento è a titolo individuale, ovviamente io non rappresento le istituzioni europee e non sono un vostro ospite in questa capacità, vorrei sottolineare, io sono semplicemente una persona che ha vissuto questi momenti, che si occupa all'interno della Commissione Esteri di Ucraina da tantissimo tempo, che segue l'evoluzione degli sviluppi in Ucraina e che mi ritengo un analista, un osservatore abbastanza attento di quello che sta succedendo tutto qui. Dunque quello che vi dico sono solo ed esclusivamente opinioni personali che possono essere prese per il valore che hanno, anzi visto che siamo collegati potete tranquillamente interrompermi se c'è qualcosa che non avete capito o che ritenete opportuno debba essere chiarito, perché probabilmente quello che dico non piacerà molto e non sarà condiviso da tanti. Mi sentite ancora? Pronto? Sì. Del microfono. Mi scuso anzi di averti presentato, visto che mi hai chiamato in casa inappropriatamente, ma così facevo un po' di leggerezza, volevo comunque far notare che la tua era una visione da parte dell'Unione Europea, come un cittadino dell'Unione Europea e che lavorando dentro le istituzioni sicuramente hai una visione da ovest, mettiamola così. Perfetto, grazie mille. Grazie per la correzione. Allora, il processo di partenariato ambientale, l'Eastern Partnership, nasce nel 2009 per offrire una possibilità di integrazione ai 6 paesi che costituiscono di fatto l'Europa di mezzo, questi 6 repubbliche dell'ex Unione Sovietica che fanno da cuscinetto fra l'Unione Europea e la Federazione Russa. Ora, come immagino tutti voi sappiate, il processo di allargamento è in forte crisi, l'Osservatorio dei Balcani, peraltro, scrive moltissimo su questo processo.
processo di come si stia rallentando sempre di più la spinta all'allargamento dell'Unione, per cui figuratevi voi solo, al solo pensare che l'Unione debba allargarsi ulteriormente oltre i Balcani, genera dei brividi nella schiena nei governi nazionali, nei governanti nazionali e nelle istituzioni di Bruxelles, a tal punto che si era pensato, almeno i tecnocrati di Bruxelles avevano pensato di offrire un modo di integrare questi paesi senza alterare gli equilibri fondamentali dell'Unione sostanzialmente. Per cui l'offerta era quella di una associazione politica, di un'integrazione socio-economica e di una convergenza per quanto riguarda direttive, leggi e regolamenti che regolano appunto il mercato unico europeo. Sostanzialmente questi erano i tre assi importanti di questa offerta fatta dall'Unione Europea ai sei paesi di questa Europa di mezzo, che ricordo sono la Bielorussia, la Moldova, l'Ucraina e le tre repubbliche del Caucaso meridionale. Oltre a questo gli si offriva l'integrazione nei progetti di ricerca e di sviluppo europei, nonché l'inclusione di questi paesi nell'area di mobilità europea, sostanzialmente la liberalizzazione dei visti, che peraltro è entrato in vigore per la Moldova, primo paese fra i sei. Bene, in questa situazione, in questo contesto, l'Ucraina faceva la battistrada a tutti gli altri, perché l'Ucraina è decisamente fra i sei è il paese più importante. Sono cominciati i negoziati, alla fine del 2007 sono proseguiti per 4-5 anni, fino ad arrivare nel marzo del 2012, quando i negoziati sono stati ufficialmente conclusi del nuovo accordo di associazione con l'Ucraina, che prevedeva, che includeva anche la cosiddetta area del libero scambio, cioè la Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, cioè l'inclusione dell'Ucraina e l'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico europeo, che peraltro vorrei ricordare a livello di istituzione europea, a livello di progetto europeo, il mercato unico europeo, il mercato unico è l'esempio più lampante, più evidente, più di successo di come ha funzionato il processo di integrazione europeo. Ebbene sì, l'inclusione dell'Ucraina in questo mercato offriva opportunità enormi, sbocchi enormi per l'Ucraina. Vorrei ricordare che questo progetto di area di libero scambio comune con l'Ucraina, le previsioni erano quelle, le intenzioni erano quelle di creare una liberalizzazione asimmetrica del commercio che avrebbe favorito l'Ucraina. Certo, non era la stessa cosa del processo di allargamento, perché nel processo di allargamento i soldi messi a disposizione dell'Unione Europea, le risorse finanziarie, erano molto ma molto più consistenti rispetto ai paesi del partenariato orientale. Ha ragione in questo senso il professore che mi ha preceduto dicendo che ha sottolineato che c'erano molte promesse dall'Unione Europea, ma i mezzi a disposizione erano molto ridotti. In questo senso è corretto. Si pensi ad esempio che per quanto riguarda tutta la politica di vicinato europea, quindi con un'inclusione sia dei paesi dell'est che i paesi della fascia meridionale del Mediterraneo, all'anno l'Unione Europea mette a disposizione 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro per tutti i paesi di questa cerchia, cioè praticamente nulla. È in questo contesto che però nasce la proposta di accordo di associazione con l'Ucraina. L'Ucraina ha negoziato questo accordo con tutti i diversi governi, con tutti i diversi precedenti. Ha cominciato Yushchenko, è andato avanti da Timoshenko, poi ha proseguito Yanukovych, eccetera, eccetera. E nessuno, indipendentemente dal colore, ha messo in discussione il processo di integrazione con l'Unione Europea. Quindi è paradossale, posso capire anche lo sconforto e il disorientamento da parte di alcuni ucraini, che si sono visti traditi all'ultimo secondo dicendo: ma come? Abbiamo negoziato per 5 anni e poi improvvisamente, senza che ci fosse nulla che lasciasse pensare a questo voltafaccia, ci ritroviamo con la decisione presa dal governo, che non è stata discussa nemmeno in Parlamento, con questa decisione di chiudere le porte all'Unione Europea. E bisogna capire quello che ha generato la cosa. Bene, l'accordo fra Unione Europea e Ucraina era stato siglato, quindi concluso, nel marzo del 2012, però non era stato firmato ufficialmente,
perché l'Unione aveva posto alcune condizioni per la fede ufficiale, e la condizione fondamentale che voi sapete benissimo era la questione della liberazione di Yulia Tymoshenko, l'ex primo ministro, ingiustamente per alcuni ingiustamente imprigionato, e quindi era una manovra da parte di Yanukovych di sbarazzarsi del principale avversario politico. Ecco, questo è stato, forse un errore, forse di allora. Sì, era giusto far valere alcune ragioni, poi incaponirsi su un caso particolare, non lo so, anche parecchie persone qui a Bruxelles vedevano in modo abbastanza critico questo atteggiamento da parte dell'Unione Europea. Sembrava quasi che una politica di integrazione fosse stata trasformata dal principale gruppo politico europeo, il Partito Popolare, come una politica di affiliazione, quindi quasi di dire alla gente di questi paesi: attenzione, se voi abbracciate il valore occidentale dovete abbracciare il Partito Popolare Europeo, mi raccomando, e se abbracciate il Partito Popolare Europeo avete la garanzia dell'impunità. Ecco, questo era un messaggio un po' contorto che arrivava nelle teste di alcuni dei governanti di quei paesi, e che ha ovviamente scatenato una reazione da parte di chi non si identificava in questo progetto, e poi dopo è seguito tutto il resto. Per un anno e mezzo le discussioni sono rimaste congelate. Nel frattempo l'Unione Europea ha creato questa missione dell'ex presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, e dell'ex presidente della Polonia, Kwasniewski, per arrivare a queste riforme richieste dall'Unione Europea, che avrebbe dovuto portare al vertice di Vilnius alla sottoscrizione ufficiale dell'accordo d'associazione, salvo poi quello che è avvenuto con Yanukovych. Allora, cosa succede adesso? E anche qui è opportuno fare un flashback. A me non meraviglia quello che sta avvenendo in Ucraina, lo dico con un certo sconforto e anche con un certo cinismo. Perché? Perché questi sei paesi, basta ripercorrere dalla cronistoria di questi ultimi 20 anni, dal giorno in cui si è dissolta, è stata smantellata l'Unione Sovietica, si vede che di queste sei repubbliche, fino all'inizio di quest'anno, 4 erano coinvolte nei cosiddetti frozen conflicts, cioè i conflitti congelati. La Georgia, con la provincia dell'Ossetia del Sud e con la Repubblica Autonoma dell'Abkhazia, Armenia e Azerbaijan con la questione del Nagorno-Karabakh, e la Moldova con la questione della Transnistria. Gli unici due paesi del partenariato orientale che erano risparmiati dai conflitti congelati erano la Bielorussia e l'Ucraina. Ora l'Ucraina non lo è più. A cosa servono i conflitti congelati? A chi sono funzionali i conflitti congelati? Indipendentemente dalla situazione politica, i conflitti congelati si chiamano congelati perché possono essere spenti e riaccesi a seconda delle convenienze di Mosca. Ed è ovviamente il modo per Mosca di controllare le questioni di affari interni di questi paesi. Ovviamente non ha bisogno di un conflitto congelato in Bielorussia, perché la Bielorussia con Lukashenko è totalmente sotto il controllo russo, o sotto il controllo dell'influenza russa. Ne hanno bisogno oggi l'Ucraina, evidentemente. È vero che, come hanno sottolineato i relatori in precedenza, l'Ucraina è oggi l'identità ucraina come tale, è un'identità doppia, un'identità lacerata, da parecchie contraddizioni sia a livello culturale, politico, religioso, sia storico. È vero tutto questo, però alcuni potrebbero pensare che sia stato un miracolo se l'Ucraina fino ad oggi è riuscita a preservare la propria integrità territoriale. Però vorrei ricordare anche una cosa che in Italia viene scarsamente ricordata e che secondo me è molto importante. Quando si parla del professore che ha fatto l'intervento d'apertura, parlava di una ridefinizione delle norme internazionali, a mio avviso ci sono alcune cose che non possono essere dimenticate. E mi riferisco in particolare al memorandum di Budapest del 1994. Allora, come molti di voi sanno, quando morì l'Unione Sovietica, l'Ucraina si trovò ad essere la terza potenza nucleare del pianeta. Ora, gli ucraini che non avevano probabilmente le risorse, non so nemmeno se avessero le competenze, fecero quello che nessun altro aveva fatto fino ad ora, cioè scelsero la strada del disarmo nucleare e si affidarono al trattato internazionale, il cosiddetto memorandum di Budapest. Ovviamente l'hanno fatto, hanno offerto questa possibilità, hanno detto: noi
Stato ucraino, siamo disposti a disarmarci per quanto riguarda le testate atomiche, a toglierle tutte dal nostro territorio e quindi a sottoscrivere il trattato di non proliferazione nucleare, a condizione che le potenze nucleari garantiscano la nostra integrità territoriale. E nel dicembre del 1994 la Russia, assieme agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, hanno sottoscritto il cosiddetto memorandum di Budapest, che oggi è catastrofe, perché Putin ha deciso che non era più il caso, mandando segnali di guerra, dicendo guardate che i trattati internazionali hanno un valore che hanno, perché a seconda del momento possono essere dimenticati, cestinati, invece è un cassetto. Ed è paradossale perché ogni tanto fa riferimento alle norme internazionali. Tra l'altro, sento richiamare la questione del Kosovo, io che ho vissuto da vicino direttamente la questione del Kosovo, direi che ci sono aspetti similari, ma ci sono anche dei grossi elementi di diversità. Beh, innanzitutto fra le grandi Pristina ci sono 10.000 morti di mezzo e questi hanno fatto, secondo me, fanno tuttora una discreta differenza alla luce anche delle fosse comuni che continuano ad essere inesumate con i cadaveri dei kosovari trasportati in Serbia per evitare che venissero mostrati o che venissero individuati dalla comunità internazionale. Ma al di là di questo c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'AIA che ha dimostrato, almeno che ha fatto chiarezza, dicendo che la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo non era in violazione del diritto internazionale. Detto questo, oggi l'Ucraina si trova a far fronte ad un nuovo conflitto congelato, che i russi saranno disponibili, anzi, vogliono sostanzialmente accedere o spegnere a seconda della situazione politica. Ieri leggevo un articolo che ha confermato quelli che erano i miei sospetti, che avevo già manifestato in altre occasioni. È già da 2 o 3 mesi che dico che l'obiettivo delle autorità russe è quello di arrivare alla bosnizzazione dell'Ucraina. E ieri questo concetto è stato espresso su un giornale russo, in un editoriale russo, dicendo di una rivista russa. E chi ha detto apertamente, dobbiamo arrivare ad un accordo in Ucraina sulla massacre di Dayton. Cos'è Dayton per la Bosnia Erzegovina? I ragazzi, le persone che lavorano nell'osservatorio del Balcano l'hanno scritto da tutte le parti, sostanzialmente. La Bosnia è uno Stato oggi che non esiste perché è incapace di decidere, è incapace di fare le proprie scelte, nel senso che esiste una componente, la componente serba, che ha diritto di veto su tutto il paese e pertanto imbriglia, mentre la musea ruola, le decisioni, a qualsiasi decisione domestica che loro non gradiscono. Ed è sostanzialmente quello che si vuole creare in Ucraina, cioè arrivare ad un accordo sul tipo di quello di Dayton, avere un'enclave russofona o filorussa che possa determinare o impattare con le decisioni che vengono prese a Kiev. Ecco perché. Pronto? Ho sentito un rumore strano, sono ancora in collegamento. Volevo con una delicatezza che non ha funzionato avvisarti che viviamo ancora 5 minuti per chiudere. Finisco, grazie mille, molto gentili. Sono abituato ai gruppi del Partito Europeo, voi sapete che contrariamente al Parlamento Nazionale Italiano i tempi sono contingentati, non si può parlare di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, però per quello che ho detto mi sembrava un po' eccessivo dover condensare tutto in così poco tempo. Volevo concludere dicendo che il fine è sostanzialmente questo. Allora, quando si parla di riforma dell'Ucraina, di riforma costituzionale dell'Ucraina, io penso che i detrattori dell'attuale situazione ucraina hanno ragioni da vendere quando dicono che l'Ucraina ha bisogno di riforme. È vero. L'Ucraina, peraltro, è un paese fortemente centralizzato, a torto fortemente centralizzato, e bisogna innescare il principio di devoluzione dei poteri dal centro alla periferia, è necessario. Ma questo non significa la feudalizzazione del paese, cioè, assolutamente non deve diventare, non deve significare, non deve voler dire la nascita di feudi dove i signori del posto hanno potere di veto sul resto del paese, perché se così fosse davvero sarebbe la fine del paese. Allora, a mio avviso c'è un errore che l'Unione Europea dovrebbe fortemente correggere. Quando l'Ucraina ha deciso di sottoscrivere l'accordo di associazione con l'Unione Europea, lo faceva con buone ragioni. Peraltro, essendo il primo accordo, l'Ucraina poteva dettare le condizioni. L'offerta era da parte dell'Unione Europea, però all'Ucraina
l'Ucraina non si sentiva in obbligo di accettare tutte le condizioni e le cause imposte da Bruxelles. Non essendoci un precedente, l'Ucraina poteva dire questo mi sta bene, questo non mi sta bene, e l'ha fatto, e ha sottoscritto l'accordo, senza alcuna imposizione da Bruxelles. Vorrei ricordare che l'Unione Europea è il principale partner commerciale dell'Ucraina, e che l'Unione Europea, nonostante l'Ucraina giustamente abbia un accordo di libero scambio con la Federazione Russa, non ha chiesto, in cambio della sottoscrizione dell'accordo bilaterale con Bruxelles, non ha chiesto a Kiev di interrompere i legami commerciali con la Russia. Tutt'altro, ma le pressioni arrivate da Mosca. E da qui il paradosso. Nessuno vieta all'Ucraina di fare da ponte fra Unione Europea e Russia. Ma l'Unione Europea, d'altro canto, deve sforzarsi, deve far capire a Mosca in modo del tutto chiaro che è nell'interesse sia di Bruxelles che di Mosca di sviluppare sinergie che favoriscano lo sviluppo di questi paesi che costituiscono l'Europa di mezzo. Io parlo con tanti tecnocrati della Commissione, questi mi dicono che il messaggio in modo diverso è stato fatto per venire a Mosca. A me sembra che un messaggio così chiaro non sia mai stato fatto. È vero che i russi ormai sono presi da questo trip che, come diceva il professore che ha fatto l'intervento in inglese, sottolineando questa retorica sulla nuova rilancio di un'identità euroasiatica russa, che ha toccato con mano in tantissimi altri congressi e convegni da due anni a questa parte. È anche vero che il messaggio, l'offerta dell'Unione Europea di una nuova collaborazione euro-russa per quanto riguarda i paesi dell'Unione Europea dovrebbe essere fatta in modo molto più esplicito rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora. Intanto però cerchiamo di trovare il modo di mettere fine ai combattimenti, che cessino le ostilità e che le due parti si parlino, perché venendo io dal mondo pacifista non mi piace assolutamente la situazione che sto vivendo. Vediamo se Poroshenko avrà la certezza, senz'altro la legittimità, ma senz'altro la saggezza necessaria per arrivare ad un compromesso e arrivare ad un cessare del fuoco e a mettere le parti attorno a un tavolo per fare sì che si parlino, che trovi un modo di mettere fine al clima di paura, e che anche le persone che oggi non sono nelle piazze a combattere contro le forze ucraine, o quelle che stanno imbracciando le armi contro la Repubblica di Donetsk, o quelle che rifiutano di uscire, hanno problemi di sicurezza, trovano il modo di parlarsi tra di loro, sotto magari l'OSCE, la saggezza dell'OSCE. Grazie mille, scusatemi per la lunghezza dell'intervento. Grazie. Vi dico che io rimango qui fino alle 6, se ci sono domande, se ci sono interventi, molto volentieri. Quindi se qualcuno vuole fare subito un intervento, poi mi sa che per fare una domanda a Paolo Bergamaschi, meglio che gliela rivolga subito. Se vedo alzarsi la mano, vi do la parola, altrimenti intanto invito comunque il prossimo relatore, cioè Danilo Elia, che abbiamo qualificato come osservatore per Balcani Caucaso, a venire a sedersi al tavolo per la prossima relazione. Danilo, Paolo Calzini voleva fare Paolo Bergamaschi rivolgerti una domanda, e quindi ti alzo il microfono. Sì. Danilo. No, visto che lei era fatto presente a Maglia, c'è questa interpretazione, questa valutazione, diciamo, di settore americano, cioè che la piazza di Maidan era per l'80% rappresentata da cittadini che venivano dalle regioni occidentali. E quindi questa spinta, diciamo, in certo senso, era rappresentativa essenzialmente di una delle componenti, del bene o del male, o meno, dell'Ucraina. Volevo il suo parere. Sì, professore, è corretta questa visione, secondo me, è vero, anch'io ho avuto questa impressione, ma d'altronde questa impressione si riflette anche sulla composizione del governo, perché il nuovo governo guidato da Jazzeno è un governo che non comprende rappresentanti delle province dell'est, ma gli è stato fatto osservare subito questo squilibrio agli ucraini. È corretto questo?